60 anni di intensa vita sportiva racchiusi in un unico libro, Il Prof, una vita per lo sport. A celebrare queste nozze di diamante Giuseppe Pasquini, che nell'autobiografia ripercorre la sua lunga carriera da prima atleta, poi istruttore, dirigente ed infine docente di educazione fisica. Qui dentro ci sono le memorie, le vicissitudini che i ragazzi hanno vissuto al di fuori dell'attività agonistica. L'attività agonistica era soltanto uno strumento, il resto era cosa importante. Tu hai formato degli uomini, hai formato dei giovani e quindi quella è la cosa importante. Che lo sport non è soltanto attività sportiva, lo sport è coesione, lo sport è comunità, lo sport è una storia, lo sport sono persone che diventano personalità, che insieme crescono e fanno crescere delle discipline, ma fanno crescere anche tutta una città. E quindi il fatto di raccontare delle personalità, delle persone che nello stare insieme hanno dato molto a una disciplina, ma anche a questa comunità, credo che sia il momento giusto per farlo. Il libro sarà presentato sabato prossimo all'Auditorium Aldo Ducci, proprio davanti ai numerosi allievi che il prof ha accompagnato nei suoi 60 anni di carriera sportiva. Io ne ho vissuto un segmento tra l'inizio degli anni 60 e gli anni 70. Ero un ginnasta, come me e anche tanti amici che saranno qui a salutarlo sabato prossimo. E ha portato dei ragazzi assolutamente eterogenei tutti insieme a vincere, quindi è stato un grande. E come lui stesso ricordava, ha svolto anche una funzione sociale, perché ci ha messo insieme, ci ha fatto vivere bene insieme per lungo tempo. Quindi è un tributo corretto che viene dato a questo grande dello sport.